Buongiorno bimbi, buon sabato. Allora, noi abbiamo già fatto due cose dell'orologio. Abbiamo fatto O'Clock e Half Past. Oggi ne faremo un'altra, A Quarter Past. Allora, come sempre, si scrive. Quarter past, cioè un quarto passato. Cioè, allora facciamo il nostro orologio veloce. Sempre 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Allora, praticamente quando l'ora è passata da un quarto d'ora. Allora, dov'è un quarto se lo vediamo diviso in quattro parti l'orologio? Un quarto è questo qui. Quindi, la lancetta lunga, quella dei minuti, deve essere sul 3, cioè un quarto. Questo è passato un quarto di tutta l'ora. Se pensate a geometria, o comunque a matematica, e dividete il cerchio in quattro parti, quando è stata presa in considerazione un quarto del cerchio, è qui. Quindi, se io la lancetta delle ore la metto qui sull'8, allora le 8 e un quarto. Vediamo l'orologio digitale, le 8 e 15. Perché se sappiamo che ogni tacchetta, cioè 1, 2, 3, sono 5 i minuti che passano. Quando è sul 3 ne sono passati 5 più 5, 10 più 5, 15. Quindi le 8 e 15 della sera sono le 20 e 15. Ok, allora si scrive sempre il nostro It's, poi a quarter past, a quarter past. Allora, passato le 8, 8 e qui ci vuole, siccome è del mattino, 8 am. La stessa cosa facciamo per la sera. It's a quarter past 8. Siccome è della sera adesso, del pomeriggio, PM. Ecco qua. Allora, ora vi darò da fare degli orologi. Su a quarter past, su half past e su o'clock. Buon fine settimana e buon lavoro. Un bacione. Bye bye.